Ciao a tutti, io sono Mirko, giocatore di ruolo e master dalle Notti Magiche di Italia 90. Dal 2013 collaboro con l'Event Old School di Lucca Comics and Games e dal 2018 ho aperto questo canale YouTube in cui si parla di fumetti, giochi di ruolo ed altre cose a tema nerd. Se il video che state guardando, più quelli che passeranno sopra il mio testone, più tutti quelli che sono sul canale, dovessero essere di vostro gradimento, potete prendere in considerazione l'idea di iscrivervi, condividere e commentare. Sono attive le mance per donare direttamente sotto i video di YouTube e al costo di 2 euro e spiccioli al mese potete abbonarvi. Chi si abbona riceverà 2 meravigliose spille grandi, perché a noi piacciono le cose grandi. Allora, 53 secondi ve li ho rubati. Intanto, buona domenica a tutti. Questo è un video estemporaneo, è un po', è qualche giorno che ci penso e voglio dire la mia riguardo a quello che ha deciso uno youtuber che ho avuto la fortuna di conoscere e anche di cenarci insieme quando venne da me a dormire prima di andare a Lucca Comics come ospite, e sto parlando di Victor Laszlo 88. Sicuramente lui non si ricorderà di me, sicuramente non guarderà questo video, ma c'è una cosa che voglio dire e che voglio condividere con voi. La serie TV Gli Anelli del Potere. Voi sapete che Gli Anelli del Potere sono questa grande saga fantasy. Sapete che io lo continuo a dire nei miei video, è una serie dove si imponente, però pressapochistica, in cui il Signore degli Anelli, o meglio, scusatemi, Tolkien c'entra sempre meno. Questo ormai lo sapete se guardate i video recensione che escono con un chilo di spoiler, che escono praticamente la mattina appena la puntata è finita. Anche Victor faceva delle recensioni. Allora, io ho avuto il piacere di imbattermi nel canale di Victor Laszlo 88 quando lui fece un bellissimo video in cui parlava di Jar Jar Binks come Signore dei Sith. Da lì mi è piaciuto tantissimo il suo stile e mi sono iscritto al suo canale e penso sia forse l'unico, insieme a quello del mio corregionale Frusciante, che seguo a livello di critica cinematografica e anche adesso li seguo sui criticoni. Da quel momento mi è piaciuto il suo modo di fare, un modo di fare sincero. Ha demolito film che oggettivamente facevano schifo e ha esaltato delle cose che meritavano molto. Quindi io ho sempre sentito una sincerità nel suo modo di parlare, nel suo modo di esporre. Lo invidio tantissimo perché ha una cesta di capelli che io non ho più da lontano 93. Questo è un argomento che a me crea grossi problemi, grossi imbarazzi. Però dai, a parte le battute stupide, andiamo a leggere quello che ha scritto Victor ormai 5 giorni fa in community, nella sua community. Adesso facciamo un po' di share screen, lo mettiamo bello grande di modo che si possa vedere, no, così fa cacare, così ancora peggio, mi metto così. Così ancora peggio, così, diciamo che così può andare, un picture in picture, ok, così mi piace molto di più. Allora, 5 giorni fa lui scriveva questa cosa nella sua community.
Io ci ho messo un po', devo essere sincero, a decidere se fare o meno questo video, perché non voglio entrare in questioni che non mi interessano, che non mi competono, eccetera, eccetera. Però da amante di Tolkien ho deciso anch'io di entrare in questa bagarre, in questa querelle, eccetera, eccetera. Allora, dice: buongiorno a tutti, volevo informarvi che, come ho già scritto in altri commenti di risposta 2 giorni fa, sotto l'ultimo video sul Signore degli Anelli del Potere, ho preso la decisione di smettere di parlare della serie. L'elevato numero di commenti negativi, alcuni pacati, ma molti di insulti e accuse varie, mi hanno fatto capire che non ci sono più presupposti per me per continuare questa serie di video riguardo. Le accuse di essere pagato, cosa non vera, lo continuerò a ripetere anche perché per legge le sponsorizzazioni vanno segnalate, io l'ho sempre fatto, o le persone che in massa dicono deluse perché a me piace una serie che non piace a loro, mi hanno portato a capire che non ho sinceramente più voglia di continuare in questo modo, al punto che ho sinceramente l'ansia ogni volta che devo registrare quei contenuti. Affermazione che, sinceramente, trovo quantomeno esagerata. Perdere stima in una persona perché gli piace una serie mi sembra assurdo, anche perché in tanti mi avete detto che ho parlato peggio di serie migliori, ma finora non mi è mai stato riportato alcun esempio pratico. Soprattutto io ho sempre rilevato i difetti della serie, non li ho mai negati, ma come giusto che sia, accetto l'opinione anche se non concordo e si va avanti con tutti gli altri video come sempre. Non intendo creare nessun tipo di polemica al riguardo. Aggiungo che io personalmente non ho nessun conflitto di interessi come altri utenti, e ripeto, utenti, non creator, mi accusano. Più volte ho partecipato ad anteprime di film o serie che ho demolito, come Madama Web, Morbius o Venom. Aggiungo che After è uno dei brand originali di punta di Prime Video e ho sempre parlato male, giusto per chiarire. Mi dispiace per quelli che aspettavano le recensioni settimanali e che magari non sono soliti commentare, ma devo divertirmi, soprattutto io. E al momento questi video mi portano più problemi che altro, anche a livello psicosomatico. Quindi chiedo scusa, ma per la prima volta in 15 anni mi sento di evitare di proseguire con una rubrica. La mia salute psicofisica è più importante e credo che lo sia in generale quella di chiunque, soprattutto se si parla di motivazioni tanto futili. Questa decisione è stata presa solo ed esclusivamente in relazione alla reazione dell'utenza, verso cui non nutro alcun astio. Voglio essere chiaro, nella mia intenzione è di fare del vittimismo. Ho anche registrato un video riguardo, ma ero in dubbio se caricarlo o meno per evitare ulteriori problemi. Ma se ritenete che sia necessario, ditemelo nei commenti e valuterò l'idea di pubblicarlo. PS, siccome non so come ragionano certi utenti sul web, no, non c'entra nulla la recente uscita del video di un altro creator che onestamente non ho guardato sulla questione del conflitto di interessi. Avevo preso questa decisione già giorni fa, ben prima che uscisse. E non ho nessuna intenzione di contestare i video di altri colleghi. Ognuno è libero di avere la propria opinione. Questo scriveva Victor Laszlo 5 giorni fa. Allora, devo essere sincero, eccoci tornati, devo essere sincero, mi ha lasciato un po' delusa questa sua decisione. È vero che noi siamo allora. Lui lo fa di lavoro di essere sul web, è un content creator che ha più di 300.000 iscritti. Vi ripeto, io ho sempre trovato una grande sincerità nel suo modo di esporre. Esatto, io l'ho conosciuto anche fuori dalle fiere, vi ripeto, siamo andati a cena, quindi vi posso dire che come lo vedete, così è. Sentire che per troppi commenti negativi lui ha deciso di rinunciare a un contenuto che gli portava visualizzazioni, che gli portava traffico sul canale, mi ha lasciato veramente male. E soprattutto mi ha lasciato male il leggere che sia stato accusato dagli utenti, e mi piace la sua
onestà di dire che sono stati gli utenti, non sono stati gli altri content creator a dirlo, e lui fosse pagato da Amazon o cose del genere. Però, ripeto, sulla salute non si scherza. Se, come sapete, lui soffre di attacchi di panico, lo dice in un video insieme al Frusciante, che soffre di attacchi di panico, quindi da persona ansiosa quale sono io, l'idea che tutte le volte che si posta un video dover pensare ma piacerà, non piacerà, avrò critiche negative, avrò troppe critiche negative, avrò offese, effettivamente può essere una cosa che rompe le scatole. Anch'io nel mio piccolo ho avuto gente negli anni che mi ha criticato, troll che venivano a invadere le live, eccetera eccetera, però il consiglio che io posso dare nel mio piccolo a Victor è quello di continuare e di utilizzare il tasto ban. Cioè, se questi effettivamente, dopo che ne hai bannati 1, 2, 5 e così via, poi lo capiscono e smettono, perché noi siamo qui, cioè almeno io, lui lo è chiaro, infatti lavoro, ma per divertirti, per godere un momento insieme, per condividere una tua passione. E quindi l'idea che tu non possa, tu persona, non tu possa condividere una tua idea, condividere un tuo pensiero, condividere la tua passione, sinceramente a me è una cosa che fa girare le scatole, anche perché non diceva niente, cioè diceva che a lui la seconda stagione piaceva, ma è quello che dico anch'io, la seconda stagione rispetto alla prima, è vero che pressapochistica, eccetera, col Tolkien c'entra veramente poco o niente, ci sono state scene cringissime e lo sapete, Nano a mano armata, il bacio fra Elrond e Galadriel, i cavalli elfici che si fermano in derapata quando Adar mostra Galadriel, cioè ce ne sono stati di momenti cringe all'interno della serie, e questo soltanto negli ultimi due episodi, quelli che ho detto, ma ce ne sono altri. Però effettivamente niente impedisce all'utente di non guardare la recensione, niente impedisce al content creator di bannare se qualcuno solleva non polemiche, ma o meglio polemiche ma prive di senso, giusto per far casino. Cioè, io sono andato ospite in una live, sono andato tempo fa, e la prima cosa che hanno scritto in chat è stato obeso di eccetera eccetera, cioè che devo fare, che bisogna piangere? No, ti fai una risata se puoi e chiedi a chi ti ospita di bannare quell'imbecille. Stessa cosa chi scrive i commenti sotto, se non è un commento, se non è una sponsorizzazione, nulla, ma è un commento che a me, io posso dirlo, a me è piaciuta la settima stagione, nonostante il bacio, nonostante i cavalli elfici che si siano fermati in derapata, eccetera eccetera. Quindi sinceramente questo astio nei confronti di Victor mi ha lasciato un po' perplesso. In rete ci sono altri content creator che parlano della serie, però mi sembra che su di loro non ci sia stato tutta questa polemica. Vi volevo lasciare con una frase detta dal, quindi per concludere, Victor, non so se guarderai questo video, ma continua tranquillamente a parlare degli Anelli del Potere. Sappiamo, chiunque ti segue sa che sei una persona verace, sincera, cioè io ti ho sentito dire delle cose, mi sembra in quel video lì di Jar Jar Binks era il signore dei Sith, qualcosa del genere, cioè dici delle cose meravigliose, ma poi si vede dalla copertina quando c'è il Victor con l'occhio incazzato, cioè quindi continua, perché secondo me, ecco, non parlare degli Anelli del Potere è un po' darla vinta a Sauron. Sauron sa che i popoli della Terra di Mezzo divisi sono deboli, ma quando si uniscono sono più forti, sono più potenti di lui, ed è quello che si legge nel Ritorno del Re.
quando Aragorn diventa re, va a marciare per dare tempo a Frodo e Sam di completare la loro opera, è il momento in cui Sauron ha paura perché vede la potenza degli uomini riuniti. Volevo lasciarvi con un passaggio ripreso dalla biografia stessa di Tolkien, in cui in una lettera a Norman Davies dice, o meglio, scusate, Humphrey Carpenter, il biografo, dice che Tolkien, scrivendo al suo collega Norman Davies, si riferì al diffuso entusiasmo per i suoi libri, definendolo il mio deplorevole culto. A Tolkien non gliene fregava niente di essere così divisivo. Lui aveva scritto un'opera. Io ho fatto una tesi, quindi lo sapete, ne abbiamo già parlato. C'è una playlist, Tolkien, un professore per tutte le stagioni in cui è quest'estate, abbiamo già affrontato questo discorso. Però il deplorevole culto del professore porta ad avere gente che ama tutto quello che è stato fatto per lui, fatto non per lui, fatto usando le sue opere dal film di Bakshi fino a questa serie, TV, ad amare questa roba e ad odiarla. È il suo deplorevole culto. Sapete cosa dovete fare? Mettere like per sconfiggere il temibile algoritmo. Victor, te lo ripeto, continua a fare i video sugli Anelli del Potere, anche perché io ti aspetto il tuo commento per giovedì prossimo, per l'ultima mega puntata. Ciao e alla prossima!